E invito invece Alberto per la quarta e ultima parte, diciamo, della ricerca che abbiamo portato avanti. Prego Alberto. Grazie mille Nicola. Eccoci alla quarta e ultima parte di presentazione dei risultati, dei principali risultati della ricerca. Parliamo di nuovi trend, ci siamo concentrati su tre elementi: influencer marketing, retail media, intelligenza artificiale e tecnologie immersive. L'influencer marketing perché? Visto che non è propriamente un nuovo trend. Diciamo ci sembrava un elemento di valore scattare un'istantanea a 6 mesi dal Pandoro Gate, quindi capire se il caso Ferragni Balocco in qualche modo avesse cambiato a livello quantitativo e qualitativo gli approcci degli advertiser nei confronti di questa leva di comunicazione. Dal punto di vista quantitativo no, nel senso che le previsioni di investimento per il 2024 sono ancora positive. Diciamo che più o meno, anche se non abbiamo chiesto quantitativamente quanto intendono aumentare o diminuire il budget, abbiamo un 53% del campione che aumenterà gli investimenti in influencer marketing nel 2024, contro un 15% che li diminuirà. Quindi lo stato di salute dell'influencer marketing, primo elemento, sembra essere assolutamente in linea con il passato e positivo. Quindi tutto passato indenne, tutto a posto, tutto uguale a prima. Dal punto di vista qualitativo sembrerebbe, secondo la ricerca, di no. Perché qua abbiamo chiesto alle aziende, diciamo dal punto di vista degli obiettivi di comunicazione, per quali obiettivi sono intenzionato a utilizzare l'influencer marketing, e abbiamo avuto un drastico calo fra le citazioni della brand equity e brand reputation, per cui diciamo forse l'influencer marketing almeno temporaneamente ha perso un attimo il full funnel touch, non va bene per tutti gli obiettivi di comunicazione o non viene percepito come altrettanto efficace quanto succedeva per esempio già solo 2 anni fa o un anno fa. Quindi i rischi reputazionali in termini di costruzione del brand hanno subito, diciamo, un aumento di sensibilità da parte del campione intervistato. Poi c'è un calo molto significativo anche sull'item relativo all'incentivo d'acquisto intention to buy. Quindi gli estremi, diciamo, del funnel di marketing soffrono un po', mentre la parte più centrale nella parte più centrale del funnel l'influencer marketing mantiene un'ottima salute. Siamo andati a chiedere nello specifico anche se ci sarà uno shift di budget tra grandi influencer, quindi tra influencer che hanno, diciamo, nell'ampiezza della base di follower il loro punto principale, rispetto a macro, micro, nano influencer e creator. Quindi abbiamo chiesto se ci sarà uno shift dalla quantità delle metriche a disposizione, che mettono a disposizione influencer più grandi, alla qualità della relazione con la community o della capacità di gestire creativamente i progetti di comunicazione di brand. Effettivamente il 57% del campione avrà uno shift in questo senso, quindi tenderà a spostare almeno parte del budget su diverse categorie di influencer creator, più piccole e più creative. Spaccando questo dato in 4, vediamo che a livello di item dichiarati si mantengono nelle prime 2 posizioni rispetto al field di 2 anni fa le affinità dell'influencer con i valori del brand e l'affinità della community dell'influencer con il target di comunicazione dell'azienda, diciamo dei basic abbastanza imprescindibili. Diminuisce l'importanza nella scelta degli influencer creator con cui collaborare l'ampiezza della community e le metriche di puro engagement, mentre aumenta di importanza la gestione della creatività e la qualità dei follower, quindi la qualità della relazione tra l'influencer e i propri follower, dando spazio a influencer più piccoli e al mondo dei creator, alla creator economy. Quindi, diciamo, se mi permettete una metafora, il film più o meno rimane lo stesso, Biancaneve e 7 nani, si investe un po' meno su Biancaneve e un po' più sui 7 nani. Questa potrebbe essere, diciamo, una sintesi politicamente scorretta di quelli che sono gli insight della ricerca. Più effettivamente innovativi in termini quantomeno di investimenti pubblicitari e di comunicazione, il tema del retail media. Sappiamo che se ne parla moltissimo,
se ne parla forse molto di più di quanto si fa anche per alcuni vincoli di mercato che abbiamo analizzato. Il dato quantitativo crudo è che comunque il 40% delle aziende già fa retail media, dopo vediamo nella slide successiva cosa intendiamo per retail media, cosa c'è dentro in questo 40%, e un ulteriore 17% ha dichiarato di avere in essere delle attività che partiranno nel corso del 2024. Percentuali alte che tengono conto di tutte le possibili definizioni di retail media. Al primo posto si parla comunque dell'acquisto di spazi digitali, quindi probabilmente in maniera un po', come dire, facendo un'antonomasia, stiamo parlando di Amazon, per il momento sul mercato italiano quantomeno, e naturalmente con dei player che ci si aspetta crescano in consapevolezza e disponibilità di spazi e dati nel corso dei prossimi mesi e anni. Stiamo però parlando anche dell'acquisto di spazi in punti vendita fisici, quindi se nella definizione di retail media includiamo tutte le attività sul punto di comunicazione sul punto vendita, chiaramente la base delle aziende che lo fanno già da anni aumenta in maniera fisiologica, e l'acquisto di dati sui clienti e sui loro comportamenti. Quali sono quindi le barriere principali allo sviluppo del retail media? La prima barriera interna è nell'organizzazione delle aziende, perché nel momento in cui un'azienda, diciamo, non ha la rete di retailer proprietaria, ma si affida ai distributori, classico caso l'FMCG, c'è un tema di attività storiche di vendita del prodotto alla rete vendita, che, a cui si aggiunge questo pezzo di retail media in cui invece l'azienda è acquirente di spazi su retailer, per cui ci sono delle tematiche di gestione del rapporto tra produttore e distributore che non sono banali, vanno gestite con grande cautela e necessiteranno di scelte organizzative conseguenti. Quindi se retail media verrà considerato nel budget trade, nel budget consumer, se si genererà una linea magari di budget di responsabilità autonoma, sono tutte tematiche organizzative che sicuramente avranno un loro sviluppo, delle scelte strategiche chiare nei prossimi mesi, o probabilmente ci vorrà anche un po' più di tempo. Dal punto di vista invece degli elementi di mercato esterni all'azienda investitrice pubblicitaria, diciamo c'è una grande attenzione al mercato dei dati, quindi si richiede al mercato e ai retailer in primis maggiore disponibilità di quantità e qualità dei dati su consumatori e prospect delle aziende. C'è un tema forte di conoscenze e competenze nella gestione di questo nuovo canale a cavallo tra la comunicazione e la vendita. Diciamo, la barriera meno significativa è vista come la disponibilità di spazi effettivamente a disposizione delle aziende che intendono acquistare media su questi canali. Ultimo insight sul tema intelligenza artificiale e tecnologie immersive, diciamo due spunti molto alti, che però ci sembrava interessante indagare, visto l'hype di queste tematiche, diciamo, sul mercato, soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Gli utilizzi presenti e diciamo a stretto giro nei prossimi periodi dell'intelligenza artificiale per applicazioni concrete all'interno del mondo della DV da parte delle aziende sono correlate principalmente alla creatività. Abbiamo 4 dei primi 7 item di risposta collegati al mondo della creatività, quindi intelligenza artificiale generativa per l'ideazione di contenuti testuali, display e video, sia, diciamo, per campagne più semplici che al quinto posto per campagne multisoggetto che magari fanno fronte anche alla necessità di avere un'ottimizzazione creativa per una molteplicità di target e di canali. Abbiamo un item molto rilevante che è quello della valutazione dell'efficacia di diversi soggetti creativi per una campagna, quindi una specie di A-B test abilitato dall'intelligenza artificiale, e la ricerca di insight qualitativi emergenti dalla creatività pubblicitaria. Ci sono poi 2 item un po' più generici, quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia per capire l'ottimizzazione di alcuni processi del mondo DV da parte dell'azienda, che per capire in maniera più strategica quale possa essere il valore generale dell'intelligenza artificiale applicato all'azienda individuale.
E in seconda posizione abbiamo invece un utilizzo di intelligenza artificiale molto più standard e molto meno generativo, che diciamo sul mercato c'è da almeno 10 anni, che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per segmentazione e targeting delle audience, che quindi rimane un po' meno, se vogliamo, di hype, ma fondamentale nelle operazioni quotidiane da parte dei brand. Interessante come ultimo dato quello relativo all'utilizzo di almeno una delle tecnologie immersive che abbiamo indagato, virtual reality, augmented reality, esperienze 3D, quindi diciamo il metaverso che ha perso, diciamo, nella lotta degli hype il posto nei confronti dell'intelligenza artificiale, pur tuttavia viene utilizzato in maniera sperimentale o più strutturata dal 42% del campione, per cui diciamo non è un'attività proprio di nicchia, anche se ancora, diciamo, non è chiaro, non abbiamo dati relativamente all'impatto, alla soddisfazione, al raggiungimento degli obiettivi. Però si tratta probabilmente, al di là della moda, ci sono anche degli elementi strutturali che le aziende stanno prendendo in considerazione. Io vi ringrazio, avrei finito la presentazione di questa parte.